soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ben trovato Marco! Buon digigiorno! Così, mi è venuta così. Buon digigiorno. Iniziamo bene oggi. Comunque, eccoci qua pronti per il pronto soccorso digitale immancabile, visto che qui il prof 2.0 di certo è pronto a muoversi per dare consigli, soluzioni utili a tutti noi per questo super mondo tecnologico. Ci proviamo. Almeno ci proviamo. Comunque volete insomma mandare delle domande al prof, allora inviatele a unamattinainfamiglia@rai.it oppure tramite Facebook o Twitter. Bravissimi. Marco, giorni fa ho letto una notizia, cioè la possibilità di pagare praticamente con un tasto del cellulare, quindi con un semplice click. Sì. Cioè questo sarà il nostro futuro, che cosa dobbiamo aspettare? È anche già al presente, no? Sono sempre di più le applicazioni che permettono di pagare attraverso mezzi alternativi alla carta di credito, mezzi digitali che spesso si basano sulla carta di credito, quindi non su soldi solamente digitali, ma soldi che in fondo stanno nel conto corrente, che poi vanno attraverso la carta di credito, finiscono dentro il tuo orologio, il tuo smartphone con il quale puoi pagare. Velocizzi l'operazione. L'operazione, ma mi posso fidare? Allora, ci sono tanti passaggi. Diciamo che la tecnologia per tenere al sicuro tutto ciò c'è. E in generale le carte di credito, mediamente, sono molto attente all'antifrode, ti restituiscono i soldi, eccetera. Quindi diciamo che ci si può fidare in genere. È chiaro che avere i soldi con sé, da una parte ha dei vantaggi, ma, perché non te li possono hackerare, ma dall'altra li puoi perdere. Quindi addio al portafoglio, in poche parole. Perché no? Chissà, un giorno. E chi di noi non ha mai avuto la necessità di denunciare uno smarrimento oppure, ecco, non so, un furto? Anche quello si può fare. Infatti. Beh, adesso, anziché andare a rivolgersi direttamente alle autorità competenti, possiamo semplicemente farlo via web. Via internet, via web. Via web. Infatti i carabinieri mettono a disposizione la denuncia web che si trova dentro il sito extranet.carabinieri.it/ che è la barrettina verso destra, denuncia web. In sostanza è possibile entrare, preparare, preinserire tutti i dati relativi alla denuncia, cosa hai perso, cosa è successo, come mai, nome, cognome, eccetera, e dopodiché fissare un appuntamento. Quando arriverai al posto dei carabinieri, cioè alla caserma, avrai già tutto pronto e quindi non dovrai rispiegare all'addetto, insomma, l'accaduto. Molto interessante questa notizia, ma immagino che tu ce ne stia per dare un'altra che al contrario non sarà utile, perché si tratterà comunque di una bufala, divertente, sfiziosa di sicuro, ma una bufala. Bravo, una bufalona come questa qui, che più che un bufalo è un leone, anzi più che un leone è una donna leone, perché hanno riprodotto questa sorta di circola, questa smisto tra una donna, bambino, leone, non si capisce, che ha circolato tantissimo e infatti in Indonesia l'hanno presa e l'hanno fatta circolare come se fosse uno scoop. In realtà è una impressionante, devo dire, come si può vedere, scultura di un artista che ha deciso di creare questa opera in silicone, che in effetti è abbastanza, insomma, inquietante, devo dire, che hanno spacciato per una specie di strano incrocio tra donna e leone. Definire una bufala è riduttivo, visto che comunque si tratta di una vera e propria opera d'arte, è vero? D'arte. Allora cambiamo pagina per andare a vedere invece che cosa hai scovato per noi, visto che prima mi stavi accennando una frase. Sì. Paese che vai, usanza che trovi. Allora, in questo caso no, giostra. Questa è bellissima, questo è il mio sogno. Praticamente questi che cosa hanno fatto? Vivendo in uno di quei paesi dove d'estate l'acqua è acqua e d'inverno l'acqua diventa ghiaccio e quindi possono camminare su quel lago in cui normalmente usano la barca, hanno deciso di, con la sega elettrica, di fare un buco circolare. Certo che vai in boia. Un taglio. Poi hanno inserito il motore di una, di sotto, una barca. Chiaramente. Sì, di una barca sul lago. E poi hanno acceso ed è diventata una fantastica giostra naturale. Come no? Ma è pazzesco, guardate, allora, adesso lì si vede praticamente che circola, vedete i due lati che gira. È tutto il cerchione. È un cerchialone che gira, che infatti il motore come è stato messo? È stato fatto un buco? No, giuro. Che poi hanno coperto. No, rimane un po'
un fuori, ho fatto un buco. Dov'è il buco che non vedo? Siedi da un lato, dal lato di qua, dall'altra parte di là, sulla sinistra guardando il televisore, e praticamente c'è questo motore da barca. E certo, che lui gira. Ed è un carosello, che bello, è anche gratuito, bello, no? Quindi tutti i bambini dei ghiacci. E come no? Tutti gli abitanti. Giostra gratuita, è come le giostre. Sarebbe divertente comunque salirci sopra. Yes. Non sarebbe male. Come divertente sarà il tutorial del nostro Marco, che oggi, beh, visto che si avvicina il Natale, magari per chi non avesse ancora fatto tutti i regali, ecco, perché no, potrebbe essere un'idea divertente. Cioè. E anche a costo zero. Ehi, presente, ogni tanto ci sono dei braccialettini con i nomi, le scritte, le cose. Allora ho detto, aspetta un secondo, aspetta un secondo. Una vecchia tastiera, ma vecchia, perché sennò poi dopo ti sgrida, non è che potete andare a staccare quella dell'ufficio o quella della mamma, no, perché si arrabbissima. Si staccano i tasti, perché staccare i tasti è facile, si trucca con una cosina, si staccano, guarda, tasti posso che vanno... Posso farlo anch'io, ho sempre tasto, desiderato. Tira forte, fa così. Sì, stacchiamo tutto. Però ce l'abbiamo fatta. E cosa accade? Che se tu prendi dei filettini tipo questi, no? Tu da piccola non facevi le collanine. E come no, allora, certo, sulla spiaggia con le amiche, poi le vendevamo. Sempre. Brava, e allora ecco qua. A un certo punto... Ma che è sta roba? Guarda che cosa ho fatto. Mi sono arrivato alle 2 stanotte, per poi arrivare qua presto, e ho cominciato alle a due. Fare... Sì, alle 2. E ho fatto tutte le colonne, perché si fanno dei buchini, vedi, dentro il lato del tastino, ah, ecco qua. No? Si fanno questi buchini con un ago caldo, un trapanino, ecco. E poi si passa il filo. Guarda si che passa brava. Qui. Vedi che riesce ancora. Sì. Bisogna, no, sì, perché sì. Bisogna averla vista, eh? Non è che... E, allora, e anche manualità, e poi soprattutto manualità. Tanta pazienza. Ecco, potrebbe essere considerato anche un antistress, visto che per Natale andiamo tutti di fretta, no? Di corsa, siamo un po' stressati effettivamente. Io ho passato questo la notte. Potrebbe in qualche modo aiutarci a farli, infatti non sono per niente stressati. A rilassarci. Senti, però, visto che allora io ne ho fatto uno con scritto Ingrid. Ecco, e anche tu, uno con... No, non è vero, perché l'ha fatto Marco, non ci crederebbe nessuno. Però noi che facciamo... Ma guarda che cosa. Bravo che sei, scusa, hai un futuro. Quasi Natale. Regaliamole al regista. Ma perché Marco Aprea. Secondo me Marco ce li tira dietro, Marco. Però noi ci proviamo. Adesso Marco, ti vogliamo vedere con il nostro portachiavi sempre. Va bene, comunque è un'idea originale e alla fine non è costosa. Ecco, quindi perché via, no? Potrebbe essere una variante, un'alternativa, insomma, ai classici regali. Yes. Adesso invece leggiamo la mail di Ludovico che ha scritto: su Facebook mi appare il numero delle persone che mi seguono. Quando vado a verificarne l'identità, alcune di esse non risultano. Come posso fare per riuscire ad identificarle? È un tema interessante, anche perché si fa spesso confusione tra gli amici e quelli che ti seguono. In sostanza, volendo, è possibile che qualcuno entri nel tuo profilo e invece di chiederti l'amicizia clicca su segui. E che differenza c'è? Segue quello che tu scrivi, ovviamente, che fai vedere pubblicamente, perché quello che rendi pubblico, rendi disponibile solo agli amici, sai, quando c'è l'omino da solo invece del mondo, quello non lo possono vedere. Però quando uno ti chiede l'amicizia, di conseguenza diventa anche un followers, uno che ti segue. E allora c'è questo misto. Però, scusa Marco, certo, se ti interrompo, io devo accettarlo come amico. Cioè, se tu decidi di seguirmi, io posso accettarti come amico oppure devi farmi un'altra richiesta? No, se tu mi dai la possibilità di seguirti, io automaticamente non ho problemi. E come te la do la possibilità? Normalmente, di base, di default, come si dice, il tuo account dà la possibilità alla gente di seguirti. Se non sei d'accordo, se non ti piace chi ti segue, puoi sempre bloccarlo. Vai dentro la lista degli amici e clicchi blocca, questa qui così, che adesso bisogna trovarlo. Mentre per sapere chi ti segue bisogna appunto cliccare dentro amici, che si trova qui, io ce l'ho in inglese però cosa vuol dire amici, e dopodiché nell'elenco degli amici, piano piano carica, che qui con tutte le luci, tutte le telecamere, prende non benissimo, e lì dentro c'è l'elenco proprio degli amici e anche di chi ti segue, e quindi puoi decidere di bloccare chi non ti piace. Ah, fantastico.
E non di rado, ma devo dire con anche con grandissimo piacere ci dedichiamo un po' a tutte le novità digitali che riguardano i nostri amici animali. Allora oggi, Marco, ci accennavi che ci avresti parlato di un'applicazione particolare, cioè dedicata proprio agli animali, ma che aiuta un po' l'interazione, no? Beh, aiuta padrone, animale, a cane. Trovare in questo caso il dog sitter, quindi qualcuno che interagisca con il tuo cane. Quindi è sempre complicato, no? Magari si esce, si va al cinema, dove metto il cane? Cosa faccio? Allora trovare il dog sitter non è facile. Invece c'è un'applicazione che si chiama Dog Buddy, che in inglese è buddy amico, no? Quindi l'amico del cane, e lì è una sorta di incrocio, cioè c'è chi fa il dog sitter che può inserire i propri dati e candidarsi, e chi invece vuole un dog sitter e lì lo trova e facilmente e lì ci sono tutte le loro referenze. C'è le referenze, quanti cani hanno tenuto, come si trovano, il cane che dice perfetto, niente male questo. Chi vuole stare tranquillo, ecco, c'è questa applicazione che è interessante. Che peccato, Marco, abbiamo finito anche oggi. Sei contento con questo sospiro? No, se finì solo oggi, però la commedia, no, ma ci vediamo sabato prossimo con Marco Camisani Calzolari. Lui è sempre su Facebook, quindi durante la settimana, se volete, potete contattarlo. Il suo nome ovviamente è l'originale, Marco Camisani Calzolari. Grazie.